Ciao a tutti. Ciao Guido, puoi tornare visibile adesso. Basta che usi la pozione al contrario. Allora, buonasera a tutti. Siamo partiti con la nostra diretta streaming Comics and Science on Air. Siamo, credo, al settimo appuntamento, ottavo appuntamento forse, ormai abbiamo perso il conto. Oggi parliamo, è il primo aprile, e quindi quale giorno migliore per parlare di bufale, di scherzi, di cose non vere. E tra l'altro vi abbiamo detto c'è Bufalo Silver, ma come vedete non c'è Silver, e quindi abbiamo fatto il suspense. Silver, cioè soprattutto il fax, c'è solo il fax di Silver in realtà. Esatto, e abbiamo messo in onda il fax di Silver, però insieme al fax di Silver abbiamo Francesco Artibani, che... No, eccolo Silver, abbiamo fatto lo scherzo, Silver nel suo peggiore aprile, è riuscito malissimo perché si è presentato. Ciao Guido. Esatto, abbiamo detto che era uno scherzo di aprile. Ciao Guido. Ciao Andrea, Francesco, ciao. Michelangelo, Roberto. E dunque, dicevo, allora, ripresentiamoci con Guido Silvestri, in arte Silver, papà di Luca Alberto e protagonista fumettistico come disegnatore di questo albo di Comics and Science che abbiamo dedicato appunto alle bufale. Poi abbiamo Francesco Artibani, che è stato anche un autore anche di Luca Alberto, ma è più conosciuto forse per essere un autore Disney, e ha disegnato tantissime storie di topi e paperi poi diciamo ti ringrazio per il pensiero, ma sì. Scrivo. No, in realtà tu hai disegnato, no, posso dire cosa hai disegnato? L'omino bufo. Vabbè. Quello sì, eh. L'omino bufo. E Michelangelo Coltelli, conosciuto forse come Mr. Butak per questo sito di bufale un tanto al chilo, come appunto sbufalatore ufficiale ormai della rete, e chiaramente Andrea Plassi, che dirige con me questa collana Comics and Science del CNR, di CNR Comunicazioni, edizioni CNR, con cui insomma da qualche anno stiamo cercando di raccontare la scienza a fumetti. Allora, prima di cominciare però io vi devo fare un avviso, perché ho sempre degli avvisi di servizio. Il primo avviso è importante, che domani mattina alle 10 avremo un appuntamento speciale su questo canale, sul canale YouTube Comunicazione CNR, su cui alcuni di noi ci stanno vedendo, per questa diretta Il Grande Cuore della Serie B, in cui facciamo una raccolta di fondi promossa dalla Lega Calcio di Serie B, ma insieme a vari ospedali pediatrici italiani, tra cui il Bambin Gesù e il Meyer di Firenze, con appunto il presidente della Fondazione Ospedale Meyer di Firenze, Gianpaolo Donzelli, il presidente della Lega Nazionale di Serie B, Mauro Balata, il presidente dell'ISPRA, Stefano Laporte, il presidente del CNR, Massimo Inguscio. Sarà moderato da Max Mizzao Persell, che è il portavoce del presidente, con il coordinamento di Silvia Mattoni, e parleremo appunto di questa raccolta fondi che andrà in realtà alla ricerca sul coronavirus del CNR. Quindi è stato, diciamo, questi fondi che devono essere in realtà, erano stati pensati per i bambini a sostegno di ospedali psichiatrici, anche il Gaslini di Genova, avevo dimenticato di dirlo, adesso sono stati ridiretti tutti quanti verso la ricerca per il coronavirus. Quindi questo è un evento domattina alle 10, in ogni modo chiunque di voi vuole donare basta che faccia il 45587 e diciamo potrà fare una donazione per questa ricerca che stanno partendo, e credo che sia insomma un'iniziativa importante da parte del CNR, diciamo, studiare queste cose. Passiamo ad argomenti più ameni. Andrea, come ci è venuto in mente di fare un numero di Comics and Science sulle bufale? Ma dunque, il principale colpevole per fortuna è presente, quindi potremmo addossargli tutte le responsabilità, ed è Francesco, con cui già si era sentiti, si era chiacchierato, si era fatto un simpaticissimo viaggetto in località montane, tipo Ginevra, dove c'è il CERN, e si parlava di fare fumetti per Comics and Science, che era un po' embrionale, ma già era partito all'epoca. Lui ha coinvolto Guido,
conoscenza sua ultra decennale, tra le primissime collaborazioni di Francesco, quella storica a Lupo Alberto. Dico storica perché poi nel tempo le cose sono venute fuori. Ricordo di aver recensito più volte in tante trasmissioni locali, qualcuna anche nazionale, che facevo all'epoca. All'epoca vuol dire prima metà, a cavallo della metà degli anni 90, e parlavo di questo sceneggiatore Lupo Alberto Artibani, che insomma non fa solo questo, ma lo fa molto bene, a me piace, lo riferivo di cose sue, quindi mi faceva molto piacere questo coinvolgimento. Poi lungo la strada abbiamo scoperto che Guido non aveva bisogno di essere coinvolto particolarmente, gli argomenti di cui parlavamo un po' rientravano già nella sua sfera di interesse. Guido è un lettore forte, ha sempre un sacco di letture sul tavolino, e molte di queste, le chiacchiere hanno fatto un po' riemergere, hanno a che fare con la divulgazione scientifica, e comunque ama restare informato, e da qui diciamo è nata un po' la collaborazione. L'idea vera e propria della storia, qui potremmo entrare un po' nel merito, è un po' di Francesco, ecco, come siamo arrivati a mettere a fuoco questa storia, Francesco? Beh, allora, in quel momento diciamo che le bufale erano un tema ovviamente attuale, presente, faceva parte del discorso quotidiano, insomma, era qualcosa di molto diverso da quello che è diventato poi oggi, poi magari ne parleremo. Quindi, però ecco, lo spunto di partenza era quello di un Enrico La Talpa con uno scolapasta in testa che faceva la guerra all'imbecillità, diciamo, che era un po' sembrava essere il nemico principale. E quindi da lì era inevitabile, insomma, abbinare la coppia Enrico e Alberto in questa battaglia contro questo nuovo avversario che stava dilagando in quel momento sui social, sui giornali già da prima, insomma. E quindi ecco, è stato abbastanza naturale. La coppia comica, vabbè, non è rodata da una vita, quindi insomma era facilissimo farli interagire insieme. E quindi si portavano avanti lo stesso discorso con modalità diverse. Alberto in maniera più pacata, più ragionevole, Enrico in maniera più così, più avventata, più anche aggressiva, verbalmente aggressiva. Quindi diciamo che mettendo insieme tutto quello che era il nostro bagaglio anche personale di balle, bufale, luoghi comuni che diventavano verità, cose del genere, è stato abbastanza semplice costruire la storia. E poi ovviamente in quel momento c'era anche tutta un'attualità che oggi è diventata ancora più attuale, ancora più presente, fatta di antivaccinisti, fatta di scie chimiche, tutte quelle belle cose che un po' di anni fa ci sembravano soltanto folcloristiche, che hanno finito per condire un po' il quadro generale e quindi la storia è venuta fuori da sé. Poi il fatto di parlare di bufale è stato lo spunto per far comparire questo personaggio, che era una bufala vera e propria, una cugina di Krug, il toro, e quindi lei era l'elemento dirompente che arrivava in fattoria e alterava gli equilibri di quella vita, non dico tranquilla perché non è mai tranquilla, però abbastanza equilibrata, ordinata. Scusate se mi vedete spesso ridere a quasi qualunque frase apparentemente innocua, tipo Enrico con la pasta in testa, oppure buffa la cugina di Krug, ma quasi qualsiasi riferimento alla mitologia, al Lupo Alberto Universe, per così dire, è ovviamente per me è qualcosa di intrinsecamente simpatico, a cui che in me evoca veramente un affetto enorme negli anni, devo dire. Così ecco, ci ho messo anche la parentesi patetica e mi sono messo un po' avanti. Ma in questo modo abbiamo intanto fatto vedere la bufala intanto. No? Ah sì, tra l'altro, abbiamo qui davanti a noi. Sono talmente distratto dalle auguste presenze qui riunite oggi che non guardo queste immagini che conosco bene, che sono sempre bellissime. Tra l'altro Guido Sam, non lo imbarazzerò su questo, che non è l'aspetto che viene citato più spesso quando si parla del suo lavoro, ma io lo adoro come disegnatore, cioè trovo proprio intrinsecamente efficace e simpatico il suo
il suo segno e quindi... Quel giorno mi dovrai spiegare perché comunque. Ah, ci posso provare, non è facile, ci posso provare. Niente, siamo... Guardate quindi... le ciglia della bufala, per esempio, che già sono un capolavoro. Guardate l'espressione di questa bufala, come effettivamente è subito, si capisce che sta intortando tutti quanti. Dai ragazzi, soltanto questo con due tratti dà immediatamente il senso, no, del disegno. No? Guido, cosa hai pensato tu quando ti abbiamo coinvolto in questa cosa e poi alla fine un po' come hai lavorato con Francesco, perché ho detto prima che voi eravate, e a maggior ragione oggi, quasi 5 anni dopo, siete ancora più vecchie conoscenze, però questa è un nostro piccolo primato, è la prima storia che fate insieme, se ricordo bene, no? Sì, infatti ne sono stato felicissimo, intanto perché mi ha permesso di rivedere, di rincontrare Francesco e di tornare a lavorarci insieme, ovviamente, e poi soprattutto di lavorare su una sua sceneggiatura, cosa che non avevo mai fatto prima. Mi eccitava anche l'idea, appunto, di partecipare a questa collana, perché insomma, non ho mai avuto delle pretese didattiche, insomma. Però ho sempre pensato, sempre immaginato, ho sempre sperato che il mio lavoro servisse anche per dire qualcosa alle persone, per cercare, per quanto minimamente, comunque di far crescere la società. Qui ci siamo occupati di bufale, per modo di dire, voglio dire, soprattutto il tono era quello di canzonare un po' alcuni storici, alcune storiche leggende metropolitane più che bufale vere e proprie, anche perché allora, come ha detto anche Francesco, la portata travolgente di queste bufale, io perlomeno non lo potevo nemmeno immaginare, insomma, ce ne siamo accorti in questi ultimi mesi, anni. Queste bufale, queste fake hanno veramente condizionato le elezioni di interi continenti. In questo momento io sto seguendo un po' con le cronache, i commenti, eccetera, e questa storia del coronavirus credo che sia sostenuta in gran parte dalle bufale, non che il virus lo sia, anzi, no, non faccio parte di quella schiera, però tutte quante queste storie, adesso è troppo lungo parlare, ma gli interventi, gli aiuti che arriverebbero dai paesi comunisti oppure che non verrebbero elargiti dalla stessa comunità europea, insomma, c'è del vero in una parte mia, ma credo che ci sia sotto soprattutto una guerra di controinformazione, di bufale, insomma, e sta funzionando alla grande, sta veramente funzionando moltissimo. Infatti quello che mi piacerebbe fare è proprio di rifare questo libro alla luce degli ultimi anni di bufale. Dovremmo fare un aggiornamento, perché sono passati 4 anni, stavo controllando la data dell'album, ma sembrano 20, sembrano, per tutto quello che è successo. Quindi, se volete fare un aggiornamento, noi ci siamo. Ecco, non è un'idea. Michelangelo, ma la situazione è grave, così come dice Guido, insomma, c'è una situazione di emergenza in questo momento, cioè il livello bufala si è alzato di molto in questi giorni? Allora, la situazione è seria in maniera che non ci aspettavamo materialmente, cioè noi abbiamo avuto le prime 3 settimane dall'inizio dell'emergenza in cui io non riuscivo ad aprire Facebook, perché il numero di segnalazioni era tanto che il segnalino di notifica, din 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 din, sembrava una macchinina che non smetteva di fermarsi, dalle tante segnalazioni che ricevevamo, che per fortuna devo dire negli ultimi 5-6 giorni si sono lievemente calmate, ma la gente è spaventata, e quando la gente è spaventata casca molto più facilmente
in questo tipo di comunicazione, appunto, gli aiuti che arrivano, gli aiuti che non arrivano, il farmaco trovato, il vaccino già pronto ma non ce lo danno, e tutte queste leggende metropolitane che vengono purtroppo diffuse. Guido diceva una cosa giusta, ne diceva tante, ma una cosa molto importante che la gente non comprende è: questa è una battaglia politica, non, le bufale non sono più la teoria del complotto sciocca a cui c'è chi ci crede e chi no. Oggi le bufale sono qualcosa su cui si giocano le opinioni pubbliche della popolazione, e le bufale non sono più la cosa che sentivamo raccontata al bar o al massimo vedevamo nella nostra bacheca sui social network, ma le vediamo sui giornali, perché gli stessi giornalisti, alcuni in buona fede e solo per colpa di tanta velocità, altri in malafede perché hanno bisogno di portare acqua al proprio mulino, se ne infischiano della verifica dei fatti, pubblicano, basta che la notizia faccia gioco al loro giornale. Io ritengo che sia un momento molto grave, molto pericoloso proprio, anche perché chiunque si mette dietro a leggere le news non sa più di chi fidarsi, per cui alla fine il rischio è o che non si fida di nessuno, per cui è pericoloso specie in un momento di emergenza sanitaria, o che si fidi delle persone sbagliate, che sono quelle che magari noi non conosciamo ma si aggirano in quei meandri oscuri dei gruppi social, e ci sono soggetti che hanno fatto molti accoliti in questa maniera. Ecco, su questa cosa che è cruciale ed è veramente quello, su questo terreno che si gioca la capacità di una società in realtà forse di sopravvivere, cioè la difficoltà di informarsi, cioè l'effettiva capacità, se ancora esiste, di distinguere tra vero e falso, ma più sottilmente tra plausibile e implausibile. E qui volevo chiedere, fare una domanda specifica a Michelangelo, che è sì un fact checker, uno che fa cerca di fare informazione su fatti controversi, ma poi ha messo a punto una sua idea non banale, con delle sottigliezze che mi sono sempre piaciute, su quale sia il punto, diciamo, perché il punto non è la semplificazione, diciamo, tra vero e falso, e questo termine bufala che noi stiamo usando come ombrello ricopre in realtà un sacco di cose diverse, ma lui ha identificato, e gli chiedevo di spiegarci cosa intende con questo, perché è un po' sempre al centro delle sue tante uscite pubbliche, incontri con le scuole, consulenze per organi pubblici come il Senato, per esempio, della scorsa legislatura, mi sembra, ed è quello di information disorder. Disorder è gravissimo. Ecco, dici, Michelangelo, cosa ne pensi? Allora, intanto information disorder non è una cosa che mi sono inventato io, è una cosa che ha studiato la Commissione europea, e purtroppo ne parlano molto poco, specie sui giornali. Information disorder sono le due parole con cui in teoria dovremmo identificare il problema che noi invece chiamiamo, semplificandolo, fake news, proprio perché il termine fake news non è abbastanza, intanto non è abbastanza esplicativo di quale sia il problema. Cioè, fake news, notizia falsa, uno pensa alla bufala, cioè molta gente dice ma io non ci casco nelle bufale, ed è vero, le persone nelle bufale non cascano, cascano invece in quella disinformazione fatta mischiando il vero e il falso, mischiando il vero e magari omettendo parte della notizia in maniera che assuma altri contorni, e che purtroppo sono alla base di come oggi si fa comunicazione, sia sui social network, sia attraverso i media tradizionali, per cui abbiamo trasmissioni intere, anche televisive, giocate proprio sul vi raccontiamo solo una notizia, noi non abbiamo verificato la notizia, siamo andati a intervistare i protagonisti della cosa, ci hanno raccontato la loro storia, poco importa se sia vera o falsa, noi ve la poniamo in TV, l'abbiamo visto succedere, e questo ormai in tempi non sospetti, perché era a cavallo tra il 2013 e il 2014, una nota trasmissione televisiva di una rete privata fece sì che arrivammo in Parlamento a votare la sperimentazione per il metodo Stamina, il famoso metodo di Vannoni, che poi per fortuna non è andato a buon fine, ma in anni precedenti, se ce lo ricordiamo, facemmo lo stesso col metodo di Bella. Bastava che le televisioni dicessero
c'è questa cosa, bisogna studiarla perché lo Stato non lo fa, abbiamo accettato delle sperimentazioni costose. In questo momento l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ha accettato la sperimentazione su un farmaco che è l'Avigan, basandosi, sia chiaro, non su un video e basta, ma in pratica sulla spinta dell'opinione pubblica mossa da dei video su YouTube che sono usciti in corrispondenza dell'emergenza sanitaria. Io sono d'accordo nel fatto che si debba fare la sperimentazione, perché c'è stata un'opinione pubblica che ha spinto l'agenzia a scegliere di farla, dietro a un video fatto da un soggetto che, quando siamo andati a vederlo, abbiamo scoperto che è un noto bufalaro e che di storie ne ha raccontate tante, a me mette molta ansia. Per cui questo discorso information disorder sarebbe molto importante da portare, e io, se volete, quando volete, se volete rifare il libro, ci sono, lavoro la notte anche, perché se avete bisogno di aiuto, credo che la via di un libro a fumetti o comunque di testi che trattino la materia in maniera leggera ma facendo capirne la gravità sia una delle strade più belle. E io ho sempre detto, adesso Francesco non mi conosce, ma sono un amante dei fumetti, Andrea lo sa, ritengo che il canale... Ammazzarci tutti. Vai, prego. Ritengo che il canale alternativo, il pensiero laterale di chi legge fumetti aiuti moltissimo, moltissimi dei lettori di fumetti che conosco e moltissimi degli autori di fumetti che conosco hanno una vista molto più a 360 gradi degli altri e sono in grado spesso di raccontare le cose in una maniera comprensibile a tutti, perché oggi il problema è questo, è riuscire a raccontare con una vignetta o poco più un problema che invece è molto grosso e che, scritto a parole, la gente fatica a capire. Riuscire a rendersi conto che la notizia letta sul giornale non è detto che sia vera perché è scritta sul giornale, come invece una volta reputavamo, ma è il parere di un giornalista che ha unito ai fatti le proprie opinioni, spesso e volentieri, trasformando quello che doveva essere un fatto di cronaca in un qualcosa di diverso, non è semplicissimo. E purtroppo invece è il modo in cui lavorano tantissimi giornalisti. Roberto è con noi, perché forse c'era un problema di audio. Perfetto. Mi sentite? Sì. Volevo dire due cose. Una, la prima è che abbiamo una novità oggi, come Comics and Science, da ieri sera è possibile scaricare tutti i numeri Comics and Science gratuitamente dal link, appunto, da www.cnr.it. Comics and Science con i trattini, ho messo il banner, e quindi anche questo numero con Lupo Alberto oggi è scaricabile, almeno per tutto il tempo della quarantena saranno scaricabili, e quindi potete leggere. Poi, se volete acquistare il cartaceo, insomma, siete benvenuti. Questa è la prima cosa. La seconda, visto che qualcuno ci dice volete fare un aggiornamento di questo numero su Lupo Alberto, chiedo a Francesco e a Guido come lo fareste, che cosa ci mettereste adesso se doveste fare la seconda puntata delle bufale. Ma per quello che mi riguarda, farei quasi una sorta di storia distopica, nel senso che noi siamo partiti 4 anni fa con una situazione quasi di simpatia, scherzosa, le cose sono peggiorate tantissimo, le porterei all'estremo, cioè proverei a raccontare una storia alla Orwell, alla Grande Fratello, alla Fahrenheit 451, cioè vedere fin dove, cioè immaginare uno scenario futuribile, sempre nella fattoria non ambientata nell'anno 3000, ma una sorta di storia, come possiamo dire, immaginaria, dove vedere dove, cioè, dove è possibile arrivare con questa valanga di bugie dannose usate in maniera quasi sovversiva da chi le amministra, no? Per alterare la vita democratica di un paese, per scatenare una guerra perché si pensa che ci sono armi di distruzione di massa in un laboratorio di Baghdad e poi non c'è niente. Ecco, questo qui è un tipo di, come dire, sempre ragionando sui personaggi del Lupo, ovviamente, non deve essere una storia drammatica, però provare a immaginare una cosa del genere, quindi a estremizzarla, perché ormai non c'è più da scherzare su questo tema, quindi abbiamo scherzato volentieri con materia oscura. Ecco, proverei a vedere quanto ancora più oscura può diventare questa materia, e quindi immaginando una
una fattoria, una vita all'interno della fattoria completamente alterata, ma in maniera grave, profonda, da questo tipo di notizie false, di fake news, eccetera, eccetera. Quindi non le chiamerei più bufale, magari non porterei più in scena la bufala cugina di Krug, ma proverei a immaginare qualcosa di più non angosciante, ci mancherebbe, perché dobbiamo sempre comunque ridere con questi personaggi, però qualcosa un po' più inquietante, ecco, almeno così farei. Poi se Guido c'ha un'altra idea, io mi adeguo in maniera proprio supina, proprio senza Guido, sei stato chiamato in causa, che ne dici? Guarda, casualmente ce l'ho e l'ho elaborata mentre ne parlavi. È una grande furbata, lo ammetto, ma io penserei a un fumetto, un volume, un albo completamente bianco, oppure anche nero, uguale, non tanto non cambia niente. Alla fine, la didascalia. Volevamo raccontarvi la verità, ma i poteri forti e Soros ce lo hanno impedito. Figata della Madonna. Lo pagate intero, come se fosse scritto. No, no. Il discorso dell'idraulico, no? Che gira la rondellina giusta. Allora, stanno arrivando anche qualche domanda, non so se siamo deputati a rispondere, ma ci proviamo. E ricordiamo che naturalmente potete fare ai nostri ospiti tutte le domande che volete. Poi vediamo. E questa che compare adesso, per esempio, forse Michelangelo ha qualche idea? Allora, la domanda su quale iniziativa adotta l'Ordine dei giornalisti. L'Ordine dei giornalisti di suo non adotta nessuna iniziativa, nel senso che ci vogliono degli esposti. L'Ordine dei giornalisti interviene sulle notizie false solo se qualcuno si prende la briga di scrivere all'ordine regionale di appartenenza del giornalista che ha scritto la notizia falsa o la testata e segnali il tutto. Altrimenti loro di base non fanno ovviamente nulla. Hanno bisogno delle denunce, cioè i lettori dovrebbero imparare a ok, questo ho visto che è falsa, adesso scrivo all'ordine dei giornalisti. In quel caso ci sono delle sanzioni, ci possono essere addirittura per il giornalista la radiazione dall'albo in base alla gravità della cosa fatta, però quasi nessuno denuncia, gli esposti alla DG non li fa quasi nessuno, purtroppo. Mentre parlavi è arrivata questa considerazione che è un po' a latere di quello che dicevi, che integra quello che ci stavi dicendo. Purtroppo vi devo dire, io ho nel 2014 ho aperto una lista nera che non voleva essere una lista di prescrizione perché a me non piacciono, però a un certo punto, dopo un anno e mezzo che avevo aperto il blog, mi ero accorto che le notizie arrivavano spesso e volentieri dagli stessi canali e che c'erano questi gruppi, io le chiamavo piovre della disinformazione, tutti legati fra di loro, che ricopiavano e incollavano gli stessi tipi di articoli. Mi misi a fare una lunga lista di siti, perché all'epoca erano tutti siti e basta, che pubblicavano disinformazione. Uno di questi nel frattempo è diventato attestata giornalistica, oggi è una testata giornalistica, non dico nota, però letta. Mi è arrivata la diffida ieri, dove mi dicono che il loro nome non deve essere in quella lista e che vogliono 20.000 euro di danni. Cioè, in Italia funziona così, cioè nel 2014 ho inserito un sito in una lista, siccome loro sono cambiati, oggi chiedono dei soldi, pur essendo probabilmente consci di pubblicare in buona parte anche bufale e disinformazione. Ma nessuno li tocca, sono loro a toccare noi, diciamo. Roberto, tu intanto stai pilotando, siamo tutti in realtà un po' distratti perché c'è una certa vivacità, noi vediamo come tutti i nostri amici che ci seguono. C'è uno che ha notato che Silver sembra alle Ortolani da grande, questo era interessante, questo è veramente... Ha imparato a tingersi i capelli perché quelli di Leo sono ormai completamente grigi, mentre Francesco sfoggia un orgoglioso... Ma no, Silver. Silver è la ragione del mio essere andato male al liceo. Davvero? Perché? Sì, perché il formato di Lupo Alberto si nascondeva benissimo sotto al banco, perché è più corto dei fumetti tipo Marvel, e riuscivi a sfogliarlo sotto al banco. Io ho passato il liceo leggendo Lupo Alberto e Kattivik. E con quanto ti sei maturato? 48, parliamo ancora di sessantesimi. No, 49 sessantesimi. Onorevole, onorevolissimo.
Dunque, un po' tutti sono intervenuti su un argomento che è meno impegnativo di altri, ma che è un po', come dire, sullo sfondo di tutto ciò. Guido prima vi ha accennato direttamente, ed è la capacità, la possibilità che il fumetto sia utilizzato per con storie che sono storie a fumetti di puro intrattenimento, sia utilizzato anche per parlare di parlare di altro, di qualcosa che è sullo sfondo di queste storie. Non è il mio argomento preferito, perché in un mondo perfetto, e certamente nella mia testa, questo è assolutamente scontato, non c'è granché da dire. Un regista può fare il suo film e far dire a quel film quel che gli pare, mentre fa un film che piace a chi va al cinema, lo stesso per uno scrittore, eccetera, eccetera, eccetera. Col fumetto è un po' meno scontato, perché lo sappiamo tutti, soffre, tra virgolette, di diversi pregiudizi, non del tutto superati, anche se tutti dicono che sono superati, attraverso l'uso di etichette nobilitanti sulla stampa nazionale, basta che abbiano molte pagine e siano rilegati, gli si cambia il nome, eccetera, eccetera, perché storicamente è un linguaggio che è stato usato in maniera prevalente per rivolgersi a un pubblico giovane. Però questo è anche alla base di quello che cerchiamo di fare con Comics and Science, naturalmente. Prima Guido ha fatto un riferimento diretto a questo, e lui ha un'esperienza che non comincia con questo, ma anzi viene da lontano, sull'utilizzo dei suoi fumetti e più in generale dei suoi personaggi per parlare d'altro, e spessissimo nel suo caso tra questo altro ci sono state questioni di rilevanza sociale e nazionale. Parlo alle celebri campagne dell'inizio degli anni 90. Chiedo a Guido una sua opinione su questo, in generale, se è qualcosa che si è ritrovato a fare e quindi a constatare che poteva essere un modo di fare fumetti, o se per lui, come è probabile per la maggior parte degli autori maturi, è semplicemente ovvio che col fumetto, quando lo sai fare, ci puoi fare quello che vuoi, come tutti i linguaggi. Sì, lo è. E a questo aggiungo che io tendenzialmente sono sempre stato molto disponibile ad appoggiare campagne, quelle con dei fini che condividevo, voglio dire, l'ho sempre fatto, l'ho fatto con Emergency, l'ho fatto con il Ministero della Sanità per quanto riguarda l'HIV, l'ho sempre fatto a titolo gratuito, per non dare l'impressione di speculare su questo genere di cose, insomma. Ma anche perché è stato un modo, è sempre stato per me un modo che mi ha permesso di sentirmi cittadino, di poter dire la mia da un punto di vista privilegiato, per cui l'ho fatto volentieri, lo faccio ancora e lo farò. Poi non sono mai io che promuovo queste campagne, non faccio il missionario, non faccio il cavaliere, però se qualcuno mi chiede di farlo, se chiede la mia collaborazione, lo faccio volentieri. E sì, con il fumetto si può fare veramente tutto, insomma, ma non da oggi, perché poi adesso, per non raccontare sempre le solite cose, però è vero che io, e non soltanto io, ma moltissimi lettori come me, da bambini e ragazzini, si sono sentiti attratti anche dai classici, grazie per esempio alle avventure di Paperino e Topolino, insomma, no? con l'Inferno, con il Paperino Furioso, con altre cose del genere, che sono agganci, secondo me, sono agganci, secondo me, validissimi, perché basta quel minimo di curiosità poi per cercare di capirne di più,
per arrivare all'opera originale. E, io cito soltanto una frase di Alessandro Baricco, ad esempio, che ha detto che per quanti libri abbia letto, ne sa più dell'ebraismo da quando ha letto Le avventure di Martin Mister. Cioè lui ha approfondito l'ebraismo grazie a quel pazzo di Castelli, che è un curiosone, che è un bibliofilo e che ha sempre approfondito questo argomento. Ecco, Alessandro Baricco, celebrato come un grande intellettuale, ha approfondito questa materia attraverso la lettura del fumetto Martin Misterius. Non credo che sia una dimostrazione straordinaria di quanto si sta dicendo. Intanto stiamo ricevendo un sacco anche di suggerimenti per plot, storie, sceneggiature, roba di fumetti, che io vedo che Stefano e Francesco e Guido si accumula, che poi poi le vediamo insieme. Infatti non si butta nulla qui. Nulla. C'è una domanda molto concreta che girerei a Michelangelo, che stiamo vedendo tutti in sua impressione adesso. Questa è una domanda un po' cruciale. È una di quelle domande che la risposta potremmo stare qua a chiacchierare fino a domani mattina. Io dico sempre: controllate se c'è una fonte della notizia, se c'è un autore della notizia, cioè se c'è qualcuno materialmente a cui quello che vi viene raccontato è stato messo in bocca, e andate a verificare se questa persona esiste e se è una persona affidabile. Se mancano i riferimenti di chi ha detto questa cosa, quando l'ha detta, perché l'ha detta, lasciate stare, è già una notizia di per sé incompleta, da abbandonare. Nel giornalismo si parla, in inglese si usa il termine le 5 W del giornalismo: who, what, where, why and when, chi, cosa, dove, come e quando. Sono le 5 parole chiavi che devono essere all'interno di un testo giornalistico. Se queste mancano, già sappiamo che l'articolo è fatto male. Nel caso delle bufale che invece riceviamo sui telefonini, attraverso WhatsApp e altro, io il suggerimento che do sempre è: non condividiamo nulla. Il messaggio audio che riceviamo da una che non sappiamo chi sia e che gira magari da 24 ore in milioni di telefonini non va condiviso. Non è tanto pensare se è o non è una bufala. Condividerlo è sbagliato, sempre e comunque. La volta che tanto la storia è reale, state tranquilli, in poche ore verrà pubblicata su tutte le testate giornalistiche, se veramente reale, cosa che non succede, guarda caso, mai. Posso aggiungere? Sì. È una cosa che non è mia, ma che ho sempre condiviso pienamente. Come si fa appunto a capire che una certa informazione è una bufala? Io penso che sia anche una questione di sensibilità, no? Allora, se c'è una verità che alla quale vi fa molto comodo credere, e se soprattutto conforta un vostro pregiudizio, è quasi sicuramente una bufala. Vero. Vero. Siamo sempre contenti di essere confermati in quello che pensiamo già, specialmente se è un pregiudizio, cioè non abbiamo veramente un motivo per pensarlo, ma lo pensiamo lo stesso, che è la mia definizione da bar di pregiudizio, di un giudizio che è precedente il ragionamento, la documentazione, i fatti su cui dovremmo basare le opinioni. E già questa cosa di opinioni basate su fatti ormai sta diventando una frase dissonante. C'è gente che tranquillamente, in ottima fede, pensa di essere totalmente legittimata a dire: ma io ho la mia opinione. Certo, ma su cosa si basa? Beh, la mia opinione, punto. E questo è il disorder, è parte di quel disorder, cioè della incapacità di gestire in maniera conseguenziale, logica, sulla base di premesse e di conseguenze ricavate logicamente, l'informazione. Come vedete, i commenti continuano ad arrivare, sono tutti molto
molto stimolanti. Fate pure domande dirette, eh? Siamo qui anche per quello. Alessia dice che uno deve essere conscio del fatto di avere un pregiudizio e ha ragione. Il problema è che ce li abbiamo tutti, cioè i bias cognitivi fanno parte dell'essere umano. Tutti abbiamo dei pregiudizi. Non è una questione di esserne consci, sarebbe una questione di qualcuno li dovrebbe insegnare a scuola e spiegare meglio cosa sono. Purtroppo io vado a fare proprio sulle bufale degli interventi nei licei e mi accorgo che in realtà se ne parla poco in molte scuole. Non sto dicendo zero perché ho tanti insegnanti che mi seguono e che mi dicono che loro stanno provando a introdurlo, ma è un'opera bellissima che fanno singoli insegnanti, non un qualcosa che il Ministero ha preso veramente in mano e iniziato a strutturare in maniera seria. Purtroppo scuola media e liceo dovrebbero dare più insegnamenti su come affinare lo spirito critico. Ecco, volevo fare un'osservazione sul fatto che i pregiudizi sono connaturati un po' con la nostra struttura psicologica. Perché? Perché permettono di avere risposte immediate e semplici senza tutto il lavoro necessario per cercarle e fondarle. Stanno arrivando delle considerazioni interessanti, una in particolare io la girerei a Roberto, perché c'è un'affermazione, sì, questa che sta inquadrando adesso. Sì, ma guarda, diciamo, in realtà in questi giorni abbiamo visto molte persone, scienziati, esprimersi per esempio sull'attuale situazione, facendo previsioni su quello che potevano essere diciamo l'andamento della pandemia, la crescita dei contagi e così via. Ora, è molto delicato in queste situazioni perché quando noi parliamo di scienziati che condividono delle opinioni, dovremmo parlare di specialisti che condividono un'opinione. Questo è uno dei problemi principali. Guardate, è successo già sul cambiamento climatico, petizioni di scienziati che dicevano che non c'era il cambiamento climatico, però se andavi a vedere la lista di questi scienziati, nessuno di questi era un climatologo. E quindi, diciamo, in un certo senso parlavo di qualcosa che, come io potrei parlare, io sono un matematico, potrei parlare di chimica, no, non posso parlare di chimica, non ne so niente, quindi, diciamo, è chiaro che se uno esce dal proprio seminario diventa una persona qualsiasi, la vera fonte è l'esperto. Così come in questo periodo abbiamo visto molte persone esercitarsi a fare predizioni, spesso su una base che non riguardava la loro vera esperienza. Quindi quando si parla di mondo scientifico, il mondo scientifico non è monolitico, è fatto di persone, persone con una certa esperienza che sanno fare certe cose, anche in una situazione difficile come questa, dove non ci sono tanti dati, fare previsioni oggi. Guardate, Terence Tao, uno dei più grandi matematici al mondo, ha appena lanciato una campagna di crowdsourcing per raccolta dati, per fare previsioni sull'andamento del coronavirus negli Stati Uniti, perché ritiene che i dati ufficiali che vengono oggi distribuiti non siano sufficienti per fare un modello. Quindi è chiaro che se uno invece, più che dover dire la sua immediatamente, capisce qual è il problema, ecco, forse lì, soprattutto, mette al servizio la sua vera esperienza, non, diciamo, laurea di scientificità che può avere una persona perché fa il ricercatore o il professore universitario. Ecco, forse allora possiamo andare a selezionare quali sono i contributi più rilevanti. Ecco, c'è un commento che qui chiedo delle considerazioni magari a Michelangelo, a Roberto, ma in realtà anche a Guido e Francesco. Io sono un po' più lontano di loro per motivi diversi dal mondo della scuola, dell'insegnamento. Nicola Prochilo, se lo vedi, Roberto, potremmo evidenziarlo, dice: sarebbe già tanto insegnare a maestri e professori a non condividere notizie false. E questo capita nella vostra esperienza? Michelangelo. Sì, purtroppo sì, capita. Capita, gli insegnanti sono esseri umani come gli altri, oggi comunicano su Facebook e sui social senza avere chiaramente capito come funzionano, secondo me, i social in certi casi, perché basterebbe che uno tenesse la bacheca chiusa solo alla ristretta cerchia di amici cari e può condividere quello che gli pare. Invece loro credono di avere una bacheca privata e invece ogni tanto condividono, esattamente come tutti gli altri esseri umani, e immani sciocchezze che ovviamente condivise da un insegnante, come condivise da un medico, da uno scienziato o comunque da un influencer importante, hanno molta più valenza nei confronti degli altri.
L'insegnante purtroppo il danno lo fa nei confronti dei suoi alunni, che ovviamente il suo profilo social lo vanno a sbirciare, perché l'alunno andrà sempre a vedere se ha pubblicato una fotografia scema o altro. Il rischio è dare a intendere ai ragazzi: no, questa è vera, e il ragazzo a quel punto si fida magari di quello che ha trovato in questi luoghi. Comunque sì, capita, ci sono insegnanti che condividono anche immani sciocchezze. Ce ne sono altri purtroppo che sono vittime di un sistema che non è riuscito a fargli capire certe cose, per cui che vanno addirittura in classe a condividere qualche sciocchezza. A me è capitato di litigare, no, ma discutere durante una conferenza, parlavamo di vitamina C, di bagnetto dopo pranzo, di leggende urbane che ci portiamo dietro da 40-50 anni, basate sul nulla scientifico, e l'insegnante di scienze si è alzata un po' inviperita dicendo che io non ero un insegnante di scienze, non dovevo permettermi. Dopo la conferenza le ho mostrato gli studi da cui venivo, questa ha sgranato gli occhi. Era un insegnante di scienze. Intanto vediamo scorrere commenti, domande, tutte molto interessanti. Evidentemente i nostri, chi ci sta seguendo è... Forse... Questo, sì, questo è uno dei problemi a volte, però, della comunicazione. Cioè, è vero che magari, ecco, allora, prendiamo lo scienziato informato. Come si rapporta lo scienziato informato alle persone meno informate? Questo può essere difficile. Effettivamente, noi per esempio a CNR abbiamo delle persone che studiano, diciamo, dei determinati argomenti in maniera molto specialistica, quindi magari saranno i maggiori esperti italiani, internazionali, mondiali di quella cosa. Arrivare a comunicare questa cosa al pubblico generico, anche all'insegnante di scienze, anche che magari si è formato un'opinione 30 anni fa quando studiava a scuola, che magari è cambiato, cioè certe cose non sono più quelle che abbiamo studiato quando eravamo ragazzi, perché la scienza è andata avanti, ha fatto nuove scoperte. Fare la comunicazione di queste... Quando ero ragazzino io studiavo che le cellule, i neuroni non si potevano assolutamente riprodurre. A un certo punto invece hanno visto che il sistema staminale neuronali che rifacevano nuovi neuroni, e questa cosa, quindi uno può stare adesso alla PlayStation tutte le ore che vuole, tanto i neuroni si rigenerano, quindi no, questo non è vero. Però diciamo, l'idea che uno, che la scienza va avanti, che ci sono nuove scoperte, quindi ci vuole l'aggiornamento, ecco, però come passare questa comunicazione senza farla calare dall'alto, senza... Cioè, ci sono tanti modi. Allora, secondo voi, io chiedo anche ai nostri amici fumettisti, perché sono, diciamo, fumetto è una forma di comunicazione, anzi, molto democratica, secondo me. Com'è possibile raccontare la scienza senza sembrare arroganti, senza in fondo distaccarsi dalle persone che poi ricevono questi contenuti? Ma, dico, per quello che riguarda la mia esperienza, ecco, io oltre questa storia per... con Guido, con Lupo Alberto, faccio delle storie simili, no? Come voi, Andrea e Roberto, sapete, per Topolino, delle storie simili di divulgazione su argomenti vari che vanno dalla matematica alla fisica, all'astrofisica, eccetera, eccetera. E devo dire che diciamo un modo per non sembrare arroganti, intanto mi aiuta il fatto di essere ignorante, quindi il fatto di non sapere niente di questi argomenti, ma di avvicinarmici proprio da profano e cercare di capirli per spiegarli ad altri profani come me, mi aiuta a tenere la cresta bassa e non salire in cattedra a dispensare chissà quali informazioni. È difficile, perché inevitabilmente uno si trova in una posizione di non di controllo, di potere, ma comunque sali in cattedra, tra virgolette, per raccontare delle cose. E per me, per quello che riguarda me, l'esperienza proprio principale è quella di relazionarmi agli altri, ovviamente come dei pari, come sono del resto, visto che non c'è una formazione scientifica che mi consenta di avere un tono professorale. Ma quando anche avessi una formazione scientifica di livello accademico o qualcosa di simile, è fondamentale non trattare gli altri da stupidi se si vuole essere ascoltati, perché altrimenti se si passa subito, no, se si entra nel ruolo di quello che dall'alto fa cadere la sua sapienza sugli altri, è inevitabile
andare incontro a una reazione o a un disinteresse o non essere seguiti. Siccome questo atteggiamento del trattare la gente, anche la gente con 2G, come si dice, proprio la gente con, come una massa informe, bovina, ottusa, non ha pagato, non ha portato da nessuna parte, no? Perché veniamo da anni e anni di spocchia distribuita a pioggia su tutti e i risultati sono questi, che poi la gente con 2G si rivolta, non ti ascolta più. In certi casi proprio l'abbiamo visto, cioè le rivoluzioni lo insegnano, cioè poi comunque si finisce con la testa sul patibolo e cose del genere. Quindi l'importante è non mettersi in quel ruolo lì, fare un bagno d'umiltà, mettere da parte tutta la propria conoscenza, le lauree, i dottorati, eccetera, eccetera, e cercare di semplificare il più possibile il discorso. Chi riesce a parlare in maniera semplice, e un esempio tra tutti è Piero Angela, che non è uno scienziato, ma è il massimo divulgatore che abbiamo avuto per tanti anni a quel livello. Ecco, se uno riesce a parlare un linguaggio comprensibile, comune, semplificato ma non banalizzato, arriva al pubblico. Se anche involontariamente si mette su un piedistallo, su un gradino più alto, già te lo perdi quel pubblico, perché oggi il pubblico non è più disposto ad accettare silenziosamente quel tipo di rapporto e quel tipo di figure così distaccate e così fredde. Ecco, questo è un po' una, non so se sia un bene o un male, perché sicuramente è una come possiamo dire, è una mutazione che c'è stata nel pubblico, no? Quindi il fatto di depotenziare, non riconoscere valore alla scienza, che è un fatto che negli ultimi anni è sempre stato più presente da parte di politici o di un certo tipo di intellettuali, di giornalisti, ha portato poi a questa situazione. La situazione è quella di un pubblico ingestibile, che non vuole più essere, non vuole più ascoltare, è distratto, la soglia d'attenzione è ridottissima, e quindi dobbiamo far conto di questo, dobbiamo tener conto di come di quello che è il pubblico e metterci al loro livello, che non significa instupidire o banalizzare il discorso, ma significa capire chi è, cioè è come con i bambini, ecco, non è che è un bambino che non sa camminare o non sa parlare o ancora fatica a usare certi strumenti, lo maltratti, ti metti al suo livello, spieghi e cresci insieme a lui, che è diverso. Guido? Ma sì, sono sostanzialmente d'accordo con il discorso di Francesco. Io non ho mai avvertito questo, cioè sì, un notevole distacco tra la scienza, diciamo, e il pubblico, però insomma, come anche in questa occasione, questa collana è la chiara testimonianza che c'è una volontà di farsi ascoltare, di far capire anche dei concetti complessi alle persone, al pubblico, insomma. E poi è chiaro che non tutti gli scienziati sono anche dei bravi divulgatori, appunto per questo esistono i divulgatori, come appunto citava Piero Angela Francesco, ci vuole proprio una mediazione, insomma, che è l'oggetto di questa collana, io credo. Ed è veramente, si sta avvertendo proprio in questo periodo, in questi ultimi anni, proprio questo sforzo per andare anche con tanti scienziati, appunto, che sono bravi anche nel fare divulgazione, insomma. Adesso non stiamo qui a fare nomi, però c'è da parte della scienza questo sforzo, perché poi la scienza non è che non l'ho mai vista come arroccata sulla propria torre di Babele, insomma. La vedo, sì, ci sono delle difficoltà di comunicazione, ovviamente, insomma, ma perché sono delle forme mentali diverse. Uno scienziato non può essere per forza un divulgatore e viceversa, insomma. E quindi secondo me si sta veramente andando nella direzione giusta. Michelangelo, qualche minuto ancora in chiusura, ti chiedo di un'osservazione su un punto che in realtà hai toccato tu prima in autonomia e che io ho sempre in mente, cioè il fatto che il lettore di fumetti non è una regola ferrea, ma
diciamo abbastanza, diciamo che lo notiamo spesso, come verificate, è, come dire, attento, aperto, in qualche modo molto scrupoloso e puntiglioso, e quindi disponibile a discorsi di consapevolezza nell'informarsi, che stavi dicendo prima. Io penso, ho sempre pensato intuitivamente, da profano naturalmente, che questo avesse, lo dico, lo formulo adesso con un linguaggio che non avevo tanti anni fa, una base cognitiva, cioè come il fumetto è strutturato come linguaggio, il modo in cui richiede di seguire una sequenza di immagini ed eventualmente del testo, sia un po' anche alla base del tipo di lettura, che capacità di lettura che è necessario sviluppare. Da qualche anno, non ne parliamo adesso, sarebbe molto interessante farlo prossimamente, degli studi alla Columbia University, tra le altre, stanno indagando questo aspetto, cioè le caratteristiche cognitive della reading experience, cioè dell'esperienza di lettura del fumetto. E tra poco magari avremo anche qualche base sperimentale, focus group, gente che è stata messa lì a leggere fumetti con brain imaging per vedere un po' quali zone del cervello si attivano, e sarà interessante parlarne. Tu sei un grande appassionato di fumetto, sei qui anche per un altro motivo, e in che modo, un po' prima l'hai detto, queste due cose in te stanno insieme? Allora, io, e qua torniamo nel discorso, come dicevi tu, mia personale opinione, è una cosa che mi sono formato negli anni guardando gli amici. Ritengo intanto che chi ha una certa età è ancora capace di leggere fumetti. Tutti da bambini siamo capaci in qualche modo di leggere fumetti, magari con l'aiuto di un papà o di una mamma che ci danno una spinta. Chi, superato una certa età, continua a leggerli, sono d'accordo con te, riesce ad avere una forma mentale differente, cioè superati i 15-16 anni non guardiamo più la tavola del fumetto in quanto sto leggendo una storia con dei disegni. Guardiamo la tavola del fumetto come una piccola opera d'arte dove vado a cercare lo scherzo nascosto, perché spesso e volentieri nei fumetti fatti bene capita di trovare la citazione magari in un angolo della vignetta con due segni grafici che mi fanno tornare in mente magari un quadro famoso. Cioè ci sono tante piccole cose che, se continuo a leggere fumetti, io ho 48 anni, li leggo con una gioia, anzi ancora 47, 48 il prossimo anno, e li leggo con una gioia esagerata, però li leggo con una gioia esagerata, con un'attenzione tale che è la stessa attenzione che metto poi nel leggere un articolo di giornale, che metto nel leggere un post su Facebook, cioè andare a cercare tutte quelle piccole cose. È una forma mentale che a me è rimasta da bambino. Vedo che la maggior parte dei figli dei miei amici o dei miei conoscenti che non leggono fumetti nella fascia d'età 8, 10, 12 anni hanno genitori a cui i fumetti non piacevano, per cui non li hanno fatti entrare in casa nella maniera corretta. Io non potrei farne a meno, cioè mio figlio, questo lo dico per Francesco, sente parlare di Butak da quando è nato, perché Butak è nato più o meno in contemporanea con mio figlio, ha capito cosa faceva il suo papà come hobby leggendo una storia di Topolino, una storia di Topolino di 2 anni fa, dove a un certo punto Paperino Paperotto leggeva Amazing Papers, il giornale che racconta le più grosse sciocchezze nel mondo di Paperino Paperotto, e qualcuno gli dice: no, guarda che quella è una bufala, e lui: ma come è una bufala? E mio figlio a quel punto ha finalmente fatto il collegamento, leggendo Topolino ha capito cos'erano le bufale. E da lì sono 2 anni che tutte le volte: ah, ma hai visto, parlano di bufale anche oggi. Cioè, siete in grado, questo vale per Guido, per Francesco, per Andrea e per tutti quelli che lavorano in quel settore, di riuscire a aiutare bambini di 8 anni a comprendere in parte cose molto più complesse. Cioè, mio figlio ha capito, la bufala parlava, diciamo che era una citazione delle scie chimiche, che non sono una sciocchezza, cioè nel senso non sono una cosa minuscola per alcuni sono un dramma importantissimo contro cui facciamo interrogazioni parlamentari. Che mio figlio con una battutina su Topolino abbia colto la cosa e tuttora, passati 2 anni se la ricordi, per me è dimostrazione di come il fumetto sia importantissimo. Roberto.
Ok, allora qui sarebbe bellissimo continuare, potremmo continuare per altre ore e forse ci rivedremo allora, faremo una seconda puntata sulle bufale, però diciamo stiamo per scoccare l'ora di trasmissione, cerchiamo di mantenerci contenuti anche perché poi la gente un po' si stufa a stare qua davanti, anche se tutti ci potete rivedere in podcast, abbiamo sul sito comunicazione di YouTube Comunicazione CNR, c'è tutta la playlist e tutte le puntate registrate che potrete rivedere, condividere con i vostri amici, insomma, sicuramente potremmo anche andare oltre in realtà e spezzettarle in tante puntate, ma insomma sarà per un'altra volta. Adesso io volevo dire due cose, intanto voglio ringraziare gli ospiti, grazie di essere stati con noi oggi, gli argomenti sono molto interessanti, vedo che il pubblico tra l'altro è molto preso da questo problema, perché forse è uno dei problemi in questo momento della nostra società, quindi di base, una società basata su conoscenza, come controllare la conoscenza. Questa è una delle cose, noi come Consiglio Nazionale delle Ricerche penso siamo in prima linea in questo tipo di battaglia, però da soli riusciamo a fare poco, quindi comunicatori, sbufalatori, fumettisti, tutti dobbiamo insomma aiutarci in questo tipo di battaglia. Dall'altra parte volevo dirvi, dunque intanto ringrazio Guido Silvestri, Silver, Francesco Artibani, Michelangelo Coltelli e sempre Andrea Plazzi per essere stato bellissimo. Vi do appuntamento per venerdì sempre alle 17 e avremo abbiamo un ospite già stato con noi che è Alicia Troisi e questa volta anche con Amedeo Balbi, scriviamolo bene questa volta, con Amedeo Balbi abbiamo pensato di parlare di un argomento che è, insomma, come dire, sulla bocca di tutti, i buchi neri. Buchi neri, onde gravitazionali e altri pastrocchi cosmici. Quindi venerdì 3 aprile 17 con Licia Troisi, che è una astrofisica prestata al fantasy o viceversa, e Amedeo Balbi, che è un astrofisico prestato alla divulgazione. Quindi abbiamo due persone sicuramente che sapranno raccontarci l'astrofisica in tutte le sue salse, e forse magari riparleremo anche di bufale, perché no, di falsi miti che girano intorno a questi problemi. Io spero di rivedervi presto tutti quanti, grazie ancora e buona serata. Grazie a tutti, ciao. Grazie, ciao. Ciao.